con grande piacere che vi lascio nelle mani della professoressa Maria Pia Anderzoni e della città di Milano con cui inauguriamo quest'undicesima edizione. Grazie a tutti e buonasera. Volevo darvi molto sommariamente l'idea di da dove viene anche il nome Milano. Sicuramente lo saprete, Mediolanum è la terra che sta in mezzo. E questa è una etimologia già presente nel mondo latino, poi ripresa dagli autori medievali. Ecco, voi vedete, questa è una riproduzione di una carta del Ducato di Milano, ovviamente di secoli che non sono medievali, ma mi serviva per vedere bene la collocazione di Milano, se voi notate, al centro, tra Adda e Ticino, comunque in una posizione centrale anche della pianura padana. E anche al centro, andando dal sud, cioè dal Po alle Alpi, no? A questa posizione un po' particolare. In particolare, ancora, ecco, proprio molto rapidamente, così poi ci intendiamo, se voi notate ci sono quelle strisce colorate che sono le vie, perché per conoscere una città ovviamente la prima cosa è la posizione e poi vedere come si raggiunge. E quindi queste vie sono interessanti, se voi notate quella gialla e rossa è la via Francigena, quella che portava da Roma, quella dei pellegrini per intenderci, che portava da Roma appunto al Regno di Francia. E se voi notate un contralpe nella direzione di Aosta, del San Bernardo eccetera. Se voi notate, non passa da Milano, passa soprattutto da Pavia, Pavia Vercelli fa questo giro così. Invece la strada, forse le strade che passano o che partono da Milano sono soprattutto dirette verso il nord Europa. Oddio, c'è anche la via, quella a destra, la Brudigalense, vedete quella verde che va ovviamente verso Venezia. Venezia e Genova erano un po' le mete anche molto importanti per i commerci, per esempio. Ma la cosa interessante è che, se voi notate, quella via azzurra, la via Regina, che esiste ancora di per sé, è la sponda sinistra del lago di Como, esatto, portava ovviamente in Svizzera e comunque nel Regno di Germania. E queste sono le vie sicuramente più importanti per il Medioevo di Milano, a Milano. Questo ci fa capire che i collegamenti, l'orientamento di Milano in età medievale è soprattutto rivolto verso il nord. Sapete anche che nel Medioevo, nell'antichità, nel Medioevo, ma fino all'età moderna, il mezzo, i trasporti per via fiume, mare, eccetera, erano sicuramente privilegiati rispetto a quelli via terra. E quindi, come il Mar Mediterraneo nel mondo romano, nel mondo medievale i laghi, i fiumi sono un po' le autostrade, quindi la posizione di Milano era interessante perché immetteva direttamente verso Como, cioè non era attraverso Como sui laghi o comunque pensate anche al Lago Maggiore, si faceva un bel pezzo di strada e si era praticamente ai passi alpini. Ecco, dopo anche lì si prendevano i fiumi, per esempio il Reno, e da lì si arrivava poi addirittura al Mare del Nord, quindi una direzione, viaggi molto anche pericolosi, però molto intensi, che passavano su queste, cioè merci, uomini che passavano appunto su queste vie. Quindi questo serviva soprattutto per farci capire la collocazione a livello anche di mondo non solo romano ma anche medievale. Ecco, aggiungo ancora qualche particolare, ma poi passo proprio a considerare meglio la situazione di Milano medievale, servendomi anche delle parole di un noto poeta milanese del XIII secolo, fine XIII secolo, Bonvisin Dalla Riva, che mi sembra ci dia poi come dire, il là proprio per cominciare a trattare questo. Ricordate per i romani, poi cosa succede? Rapidissimamente, vi dico soltanto che con l'invasione dei Longobardi, e siamo all'inizio, diciamo così, 568-69, quindi siamo poco dopo la metà del VI secolo, i Longobardi, che pure erano una popolazione non particolarmente progredita, non particolarmente raffinata, diciamo, per la loro storia precedente, però capiscono che le città sono importanti
e si stanziano soprattutto nelle città. Nelle città mettono i loro duchi, no? Appunto, e soprattutto la sede del governo, anche per queste popolazioni barbariche, rimane comunque la città. E anche Milano quindi diventa sede di un duca. Però voi sapete che la città più importante per i Longobardi, la capitale del regno, era Pavia. Pavia, come vedete, è su quella via, appunto, Francigena, è sul Ticino, nel punto in cui arriva vicino al Po, quindi una posizione dal punto di vista dei commerci sicuramente più vantaggiosa. I Longobardi, ripeto, valorizzano molto Pavia, che diventa la capitale del regno, e lo sarà poi anche con i Franchi nell'VIII e IX secolo, e però, attenzione, poi Longobardi acquista importanza Monza anche, ecco. Quindi è interessante perché Milano resta un po' a metà di questa bipolarità. In particolare Pavia è un po' la sede, il simbolo della corrente ariana, cioè i re che sono di religione ariana sono per più legati alla sede di Pavia, mentre Monza, con la famosa regina Teodolinda, che era cattolica di origine bavarese, Monza si caratterizza presto come il polo, diciamo, più vicino al mondo cattolico. Quindi vedete, anche sono un po' due capitali tra virgolette che hanno una loro caratterizzazione particolare. Se vogliamo vedere un momento in cui Milano riprende una posizione importante, beh, io direi due elementi. Per esempio Carlo Magno. No? Carlo Magno, voi sapete, è re dal 768, poi diventa imperatore nell'800 e muore nell'814. Bene, se voi avete occasione, Carlo Magno era amico del vescovo, nomina un franco come vescovo di Milano, fonda il monastero di Sant'Ambrogio e proprio presso la tomba di Ambrogio, quindi nella basilica, si pone in qualche modo, cioè diventa una specie di mausoleo di famiglia dei franchi. Infatti, non so, noi queste cose non si vedono molto, sono un po' nascoste, bisogna andare a vedere, a trovarle proprio. Nella Basilica di Sant'Ambrogio ci sono ancora oggi le lapidi, furono sepolti il figlio di Carlo Magno, Pipino, c'è appunto una lapide dietro una porta, e anche il nipote Bernardo, che sono i due re d'Italia della tradizione carolingia. Allora, vedete che già con questi carolingi Milano acquista di nuovo una posizione preminente. Appunto, iniziando, questo è il proemio proprio, no? Dice: a tutti gli uomini aderenti alla fede cattolica, cui queste parole giungeranno, frate Bombesin dalla Riva, lui l'autore, cittadino di Milano, augura salute e pace nel Signore. E a chi fedele non è, augura di approdare dall'errore alla retta via per la grazia dell'Onnipotente. Ecumenico del suo genere. Mi sono accorto, ma è questo il motivo per cui ve lo leggo, mi sono accorto che non soltanto gli stranieri, ma anche i miei stessi concittadini dormono, per così dire, nel deserto dell'ignoranza e non conoscono le meraviglie di Milano. E ho pensato che si dovesse portare il loro aiuto e consiglio in modo che si destino e guardino e guardando conoscano la grandezza e la bellezza di questa straordinaria città. Per questo dicevo che era. Perciò, quindi proprio è rivolto ai concittadini, innanzitutto per dire: ma guardatevi bene in giro, guardate quante cose belle ci sono e non vi accorgete. Ed è molto attuale per certi aspetti, perché noi siamo sempre molto più pronti a riconoscere o a conoscere cose belle magari lontano da qui, no? Pensiamo da tanto celebrata, non so, Toscana, ma invece ci sono effettivamente anche a Milano, comunque nelle altre città padane, molti motivi di non solo dal punto di vista artistico, ma anche da questo di importanti. Mi dice: perciò ho scritto questo libretto nell'anno 1288, dalla nascita del Signore nostro Gesù Cristo. Ovviamente siamo nel periodo dell'inizio un po' della dominazione viscontea, c'era Ottone Visconti come arcivescovo e Matteo Visconti come signore della città. E guardate, il buon Movesin dice: l'ho scritto dopo aver fatto con paziente e laboriosa cura una
un'apposita indagine sulla realtà delle cose, che fosse di qualche aiuto al lettore per meglio comprendere. L'ho scritto senza esserne spinto da alcuno delle fazioni, senza esserne indotto da nessuno, senza attendere alcun premio mondano, ma piuttosto per ispirazione divina. Beh, interessante, cioè non è, lui è molto bello questo opuscolo, come lui lo chiama, perché effettivamente non è per celebrare un signore. Non so come poteva essere, poniamo nella Firenze dei Medici o nella... cioè è proprio per amor di patria. Lui lo dice, nessuno mi ha chiesto, nessuno mi ha pagato per fare questo, lo faccio perché sento il bisogno. Sapete qual è la differenza fra... i comuni le troviamo anche in tutta Europa, no? Le città libere o comuni, ma c'è una differenza fondamentale. All'estero, cioè per esempio nel Regno di Francia, nel Regno di Germania, i comuni sono liberi, diciamo città libere, Friburgo, tutti i vari Friburgo che ci sono, vuol dire questo, no? Città libera, perché ottengono un documento, un diploma dal re o da un potente, un arcivescovo, che dice ti concedo le libertà comunali. In Italia invece non c'è nessuna concessione, sono le città, sì sì, come dire, se la costruiscono, capite perché è importante questa ideologia, chiamiamola così, della libertà cittadina, proprio perché è l'elemento distintivo. Quindi in Italia le città, i comuni hanno un'iniziativa politica, militare, economica che le altre città, anche gli altri comuni d'Oltralpe non hanno, ed è questa la caratteristica del Medioevo comunale italiano. Ed è per questo, capite, che lo scontro si gioca sulla libertà, no? Perché queste le città, i comuni, se l'erano guadagnata indipendentemente da altri, non l'avevano ricevuta da nessuno, e quindi mal tolleravano che ci fosse un'autorità pur legittima, pur costituita, che volesse in qualche modo regolare queste libertà. Io appunto termino sottolineando che questa è la forza delle città italiane, che le fa diventare comuni e le fa diventare poi città-stato in pratica, cioè proprio una forza che ha la sua origine nella cultura che, se voi notate, dà la fantasia necessaria per organizzare, per riorganizzare, rifondare e reinventare anche i sistemi di governo. Questo penso che sia forse uno degli insegnamenti più interessanti e anche più colmi di speranza. Grazie. Anche per voi. Vi ringrazio.